Amici di Cellulare Magazine, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Sono Ivan Paparella, ma oggi non sono da solo, perché c'è con me Luca Figini. Ciao, ciao Ivan. Luca, era un sacco di tempo che non giravamo un video insieme, per fortuna nostra. Yuppidu. Yuppidu, oggi ci risiamo. Ci siamo ritrovati perché vogliamo parlare di un... Per caso, direi. Per caso, passavamo di qua in redazione. C'è questo accessorio che ci è piaciuto molto, Luca, lo sto usando da un po' di giorni con il suo iPhone. Un accessorio che permette di migliorare l'esperienza fotografica di iPhone. Ora Luca, divertiti tu a dire come si chiama, chi lo produce, chi lo distribuisce. Perché io ho studiato. Tu sì, io no. Allora, prodotto da Miggo, in realtà distribuito in Italia da Image Consult SRL. Ok? Il prodotto si chiama Pictar One. Per iPhone e per iPhone Plus, chiaramente cosa cambia? Questo è compatibile, quello per iPhone è compatibile con i modelli 4S, 5 nelle sue varianti, 6, 6S, iPhone SE e iPhone 7. Il modello per iPhone Plus invece è 6S Plus e 7 Plus. Cosa cambia? Cambia la sezione laterale, perché chiaramente la sezione laterale dei modelli fino all'iPhone 7 è più, piccolina. Più piccolina, perché qua deve starci l'iPhone 7 Plus o l'iPhone 6S Plus, che è più largo, che naturalmente ha delle dimensioni generose. Che cosa fa allora questo aggeggio? È sostanzialmente un grip nel quale va inserito l'iPhone 7 Plus di Luca in questo caso, che permette di simulare alcuni comandi diretti di una fotocamera. Di fatto si cerca di replicare tramite l'iPhone e questo accessorio l'esperienza d'uso di una macchina reflex. Il vantaggio è quello di avere un'ergonomia molto migliorata rispetto a quello di un pannello piatto, pulsante di scatto dedicato e una serie di rotelle dedicate proprio ai comandi diretti. Non manca, tra le altre cose, una slitta porta accessori. Se volete ad esempio attaccare un illuminatore separato, c'è anche la slitta dedicata. Luca, proviamo a inserire il tuo, sì, il tuo iPhone. Allora, intanto prima di inserire l'iPhone cito un paio di cose a livello tecnico, ovvero i pulsanti. Quello che secondo me rappresenta meglio la funzione di questo oggetto è la sottoscritta, cioè DSLR your iPhone, ovvero rendi il tuo iPhone come fosse una compatta digitale. Come l'impugnatura, innanzitutto qua ci inseriamo l'iPhone. L'impugnatura è quella tipica di una reflex, e ancora una volta il tasto di scatto con una pressione leggeramente a fuoco, con una pressione prolungata scatta la foto. Con questa rotella, con questa ghiera, si modifica la modalità di scatto automatica, con priorità di ISO, modificando gli ISO, con priorità di tempo eccetera. Questo qui invece è la ghiera che permette di variare l'apertura, quindi di aprire più o meno l'obiettivo. La parte fotografica qui non c'è, questa è solo un'impugnatura, è quella dell'iPhone, ok? Esatto. Luca, c'è anche una particolarità tecnica. Sì, esatto, arrivavo qua. Allora, questa è la batteria che alimenta l'oggetto, dura fino a 8 mesi, perché? Perché non è Bluetooth, non è radio la trasmissione dell'informazione, ma avviene attraverso questi due speaker. Perché? Perché sono dialogano con il microfono dell'iPhone inviando frequenze sonore ad alta intensità, quindi non udibili dall'orecchio umano, ma che vengono percepite dall'iPhone come comandi. Perché? Perché dialogano con l'app. L'app dedicata che si chiama Pictar App, la troverete sullo è questa phone, è quella P stilizzata. Ora Luca la accende, inseriamola magari direttamente anche nella, okay, allora nella slitta, ti aiuto. Vai, c'è questa slitta, si apre, che aggancia l'iPhone, perfetto, si fa scorrere l'iPhone, apri bene, perfetto, ok, l'iPhone è agganciato. Allora ho già modificato la modalità di scatto, posso anche modificarla così, e la ghiera questa qua. Ok, a questo punto proviamo a fare uno scatto, quindi avendo installato il corpo, premendo leggermente mette a fuoco, avete sentito il classico beep, schiacciando fa la foto. In questo modo vado a variare la saturazione e in questo modo invece vado a variare la modalità di scatto. Sono le due ghiere. Dopodiché, ancora una volta, metto a fuoco e scatto. Chiaramente posso anche scattare velocemente, mettere a fuoco lui. Vi ripeto, i comandi vengono trasmessi via frequenze sonore ad alta intensità. La fotocamera è quella dell'iPhone, quindi questo è solo un modulo per migliorare l'ergonomia o l'esperienza d'uso. Non aggiunge nulla al supporto fotografico dell'iPhone, tranne che tramite quest'app si aggiungono una serie di funzioni che ora vi faccio vedere. Facendo tap sull'icona a forma di ingranaggi si possono modificare i funzionamenti, le modalità di funzionamento, quindi ISO, automatica, shutter,
eccetera. C'è anche modalità sportiva per migliorare la resa, magari con le azioni, la macro, la modalità video, in tutti i casi nel quale questo modulo fotografico va a migliorare l'ergonomia, perché per esempio col video sfrutterò il tasto di scatto per girare i video e non userò fondamentalmente i comandi sul display, quindi con un'esperienza d'uso come quella di una compatta. Esatto, proprio il fatto di avere a disposizione dei comandi diretti con tutte le varie rotelle del caso si riesce a interagire. E poi faccio notare che sono anche funzioni interessanti come Instagram, perché visualizza l'Instagram della foto per i più esperti. Certo. Ci sono dei filtri che possono essere applicati, c'è la modalità di riconoscimento del volto, quindi se c'è un volto sorridente lo metterà a fuoco. Funzioni che abbiamo visto sulle fotocamere professionali o sulle fotocamere a un certo livello, esatto, che vengono proposte attraverso quest'app. Altre cose, posso modificare la cartella dove posso modificare l'interfaccia, e poi c'è alcune funzioni che ti permettono di variare il funzionamento dell'applicazione. Adesso vediamo come l'ho configurata. Ok, ciao. Qui ciao. Allora, siamo in modalità selfie, quindi anche in questo caso funziona la messa a fuoco, ho preso il viso, metto a fuoco lui. Ecco, altra funzione, i premium filters. Perché siamo arrivati fin qua? Perché l'applicazione di base offre una serie di funzioni, come vi ho fatto vedere, di scatto, di messa a fuoco, eccetera. Poi, se volete essere più creativi, all'interno dell'app Picture App permette di acquistare filtri creativi diversi. E divertirvi ancora di più sulla... tra le altre cose, un fattore che non è esattamente un dettaglio, tutto il grip pesa poco più di 60 grammi, quindi di fatto è anche piuttosto leggero da trasportare a delle dimensioni. L'ingombro massimo in profondità è di 30 cm, quindi è un accessorio che riuscite a trasportare anche piuttosto facilmente, molto leggero. E Luca, aggiungiamo anche il fatto che costa meno di 100 euro più IVA, quindi sì. È un accessorio divertentissimo da usare con un costo davvero molto molto è molto contenuto. Bello da usare, molto divertente, non occupa più di tanto la tasca quando lo trasportate. Attraverso questa rotellina potete anche, mi sono dimenticato, variare lo zoom, quindi chiaramente anche una volta come la fotocamera digitale classica, quindi avete a questa altezza. È un modulo da inserire quando sentite l'esigenza di fare foto con l'iPhone con un livello di funzionalità superiore. E di comfort nettamente superiore. Tra l'altro c'è anche una cosa che trovo carina, l'estetica, richiama alcune fotocamere un po' retro di una volta, con questa finitura bicolor, il grip leggermente gommato e ruvido, è davvero anche molto molto piacevole. Tra le altre cose, c'è anche l'attacco per il treppiedi, un attacco normale con il passo, quello classico, quindi potete utilizzare anche dei mini treppiedi, ma anche un treppiedi vero e proprio, come quello che avete visto poco fa, che stiamo usando io e Luca. E comunque l'impugnatura, vi faccio vedere, è molto piuttosto stabile. Vi do un'ultima informazione, potete anche usare una cover. Adesso io ne ho usata, vi faccio vedere, adesso la proviamo dal vivo, ne ho usata una particolarmente spessa, questa. Proprio per dimostrarvi che anche se usate le cover, poi magari voi ne usate una più sottile come ci sono o quelle delle phone, anche con una cover il telefono rimane tranquillamente in sede e quindi utilizzabile. Bene Luca, io direi che abbiamo fatto una panoramica su questo nuovo oggetto che abbiamo trovato tutti subito molto divertente da utilizzare. Sì, sì. Basta poco anche per prendere confidenza con tutte le varie funzioni. Ribadiamo quindi. E poi è un ritorno al futuro. È vero, proprio facciamo così. Proprio così. Usare il telefono di ultima generazione con una bella fotocamera, con insomma il vostro telefonino, e l'unica cosa che dovete portarmi in giro non è una scatola piena di prodotti per la fotocamera, ma questo dorso. Che divertente. Picture One, ok? Prodotto da Miggo, distribuito in Italia in esclusiva da Image Consult SRL. Prezzo da 90 euro in su. 90 euro più IVA. 90 euro più IVA. Sul sito trovate anche le varie versioni. Noi vi abbiamo fatto vedere quelle per le serie Plus e per le serie normali di iPhone, quelli più piccolini, ma ci sono anche degli altri accessori tipo dei treppiedi dedicati. Quindi c'è tutta una gamma di accessori da poter utilizzare. Buone foto a voi. Non so cosa dirvi. Buone foto e Ivan, grazie, a presto. Ciao Luca, ciao ciao.